mare. Il mare è fatto di carta, di carte. Da questo teatro si vedono le onde. E le onde sono un groviglio di carte. Noi diamo l'immaginario del mare, dell'infinito, degli orizzonti. Tu che mi passi qui davanti continuamente, in questa passeggiata tra le ombre e nel tempo, ma tu sei la donna di Luigi, la donna che ha amato Luigi, la donna... Sei Marta, ecco, porti la veletta, io Ernest, che osservo il mare e invendo il mare, tra scena e retroscena ho avuto la fortuna di imbattermi in te. Tu Marta, Luigi ti ha dedicato gli ultimi 10 anni della sua vita, 11 per la precisione, o forse 12. Già, forse 12. E tutte le opere che ha scritto Luigi sono dedicate a te, a te, a te. Ma questa sera da questo teatro non si recita a soggetto, siamo teatro dentro il teatro, ma non si recita a soggetto. Immagina un po'. Cosa significa non recitare a soggetto? Quando tu hai amato Luigi. Ora lo puoi dire, sono passati tanti anni. Tanti anni. Io resisto all'urto della morte. Ma questa è l'ultima mia presenza. È l'ultima mia attesa. Siamo all'inizio degli anni 60. Tu ci sei. Luigi morto nel 36. Io so che tu sei stata la donna sublime, fatale. Cosa dici? Le mie donne. Guarda, il vento si è fermato tra le mie mani. Io posso afferrarlo il vento, posso lasciarlo quando voglio, perché io gioco d'azzardo. La mia vita è sempre un rischio, perché gioco sulla roulette, la roulette del tempo che mi porta alla morte. Non ho paura del tempo, eppure della morte. Morirò. Tra poco morirò, lo so, perché con quest'ultima recita finisce il teatro della mia vita. Addio alle armi. Per chi suona la campana, la festa mobile, erano altri tempi. Il vecchio è il mare. 52. Ed ora sono qui. Cosa dici? Marilyn. La mia Marilyn. E perché tiri in ballo in questa danza i vetri e di cocci appuntiti? Tiri nel gioco del nostro parlare, Marilyn? No, che importanza ha oggi la mia storia con Marilyn? Chanel numero 5, una goccia sul suo ombelico. Posso raccontare? E tu, Marta? Le tue lettere, le tue scene, o le tue scenate, o la tua scenografia. Morto Luigi, morto il copione, senza copione. Io, Ernest, ho raccontato la storia del vecchio e il mare. Di un uomo che ha sfidato il mare per giocare la sua ultima partita. Dai.
datemi l'ultima birra, poi vi lascerò, caro pubblico. Qui non ci sono scommesse, non vi chiedo di scommettere. Che cosa? La vita si scommette, o il tempo o la morte. Chi ha coraggio? Giochi d'azzardo. Siamo tutti un gioco d'azzardo tra la vita e la morte, anzi, tra il tempo e la morte. E quando la morte non ci sarà più, continuerà ad esserci il tempo, e quando il tempo non ucciderà la morte, sarai tu, morte, a uccidere la vita. Io parlo. Forse dovrei fidare le parole al silenzio per dare un senso al silenzio, o per dare un senso alla parola. Ancora i rumori di anni fa, di epoche fa, ritornano, senti i rumori, le rotaie, ma qui siamo al mare. Io su uno scoglio oggi mi trovo qui ad ascoltare i rumori di una strada, la via verso il deserto e la via verso il mare. E tu, Luigi, sei ritornato nella tua isola, tra le tue onde, tra il mare di Agrigento, anzi di Girgenti, e quello dell'Africa, e sta lì, cenere, sparsa, farti cullare dal vento. Io come morirò? Lo sapete com'è? Sono morto. Sapete come Ernest è morto? Marta, tu mi sei sopravvissuta. Marilyn, no. O sì? Bene. Io faccio questione di stile in questo mio andare verso un viaggio che non è più verso il mare, che non è più lungo le rotte delle onde degli oceani. E qui tu, Luigi, sei stato mediterraneo, lo so, sei mediterraneo, io sono oceano. Luigi mediterraneo, Ernest oceano. Quanti mari abbiamo navigato, chiedo scusa, quanti mari abbiamo camminato e quanti deserti abbiamo navigato, oltre non so, però vi posso assicurare che il tempo è più pericoloso della morte. Non esistono le morti naturali. Ogni morte ha il suo sacrificio. Ogni morte ha la sua scacchiera di vetro. Cosa significa una morte naturale? La vita non finisce a 90 anni, a 50, 40, 70. La vita finisce quando il tempo smette di vivere. Gli amori arrivano sempre al momento giusto. Io ho raccontato storie d'amore, ho raccontato inizi, ho raccontato le mezzelune degli amori trasparenti nell'acqua. Che ho visto, che ho vissuto. Arrivano sempre quanto meno te l'aspetti.
Questa è la verità. Questa è la verità di tutto. Quanto meno te l'aspetti e arriva. Imprendibile. Avventura, destino. È la profezia che si chiama provvidenza, ma io, sapete, vado oltre queste categorie. Ecco perché mi trovo ad assaporare l'onda salata. Tutto il tempo che ho impiegato per questa pesca che sembrava infinita, questa sera è diventata stanca. Ho vinto, seppure ho perso. Si perde proprio nel momento in cui pensiamo di aver vinto. E si fa luce ed ombra nell'orizzonte, come quando la luna involontariamente precipita nel bosco e si riesce a trovare sempre una via. Ma perché l'amore ha sempre un'improvvisazione? E perché la morte arriva sempre troppo presto? Non so se Luigi si è posto davanti a questa manifestazione enigmatica, penso di sì, perché lui ha avuto un legame problematico con la morte. E anche uno scrittore che tanto mi ha amato, Cesare Pavese, che ha tradotto i miei libri in Italia, si è posto tante volte questo problema. Ci illudiamo che ci sia sempre una donna, ma forse non è così. Signori miei, non è così. È che siamo troppo coinvolti nella maledizione del tempo che perdiamo di vista il tempo stesso. Può sembrare strano tutto questo, ma credo di no. Credo che invece io, Ernest Hemingway, che ho partecipato alla Grande Guerra, posso ancora oggi, a 60 anni più uno, pensare di sognare. Ma è faticoso non soltanto sognare, mi è faticoso scrivere, è faticoso perché forse le emozioni mi abbandonano, mi hanno già abbandonato, e quando osservo a volte non vedo, percepisco, non vedo perché non vedo realmente, ma percepisco. Il sole ha bruciato la mia pelle, il sale ha creato delle ferite sulla mia pelle. Io, Ernest, abbandono questa spiaggia e cerco di scrivere l'ultimo rigo di un'esistenza che è stata sempre un gioco d'azzardo. Ma se non è tale la vita, come si fa a viverla se non si ha il coraggio di rischiare minuto dopo attimo o attimo dopo minuto? Ma la vita non si vive. Sfoglio uno dei libri che
mi ha detto, ma Nicoia, fiesta mobile, nel quale si racconta Delta e Fiji Zero, quest'amore che è stato amore e ribellione. Vorrei scrivere da innocente, ma uno che ha vissuto la mia vita può soltanto scrivere innocentemente, ma con due passi, che sono il piacere e la morte. Piacere e la morte. Cosa c'è tra il piacere e la morte? C'è il fuoco, direbbe D'Annunzio. Le onde arrivano, tagliano lo scoglio. La barca è stata tirata sulla sabbia, ancorata sulla sabbia, i remi sono a riposo. La vela è caduta, scesa, e io sono stanco. Lascio lo scoglio e cammino sulla sabbia, sulla sabbia. Il mare è infinito, come l'idea della morte resta infinita. Ognuno non muore nel momento giusto, ognuno muore sempre troppo presto. Ho ripreso a camminare lungo la Batigia e ho visto le nuvole sembrare aquiloni. Io, Ernest, che non calcolo più il tempo e non lo conto più questo tempo, misuro però la distanza tra me e la morte. La morte arriva sempre col sorriso, perché in ogni morte non solo c'è una vita che va via, ma c'è una vita che diventa memoria, si conserva, si custodisce. Per chi? Non la sapremo mai. Io ho cercato la bellezza per tutto il mio viaggio e questa bellezza è un singhiozzo del tempo che scorre lungo le linee delle mie mani. Sono sceso fino all'ultima onda del mare e ho osservato l'imbrunire. La morte arriva sempre con il sorriso. Sempre.